Buon salve a tutti quanti ragazzi, io sono Dubito Channel e oggi continuiamo a guardare un trailer di uno dei prossimi film in uscita che mi ha veramente conquistato. Al contrario della settimana scorsa, però ce lo guardiamo pezzettino su pezzettino perché questo lo voglio analizzare per bene. Il film è Jurassic World 2, La vendemmia di Adriano. L'impero crollato, l'impero perduto, quella roba lì. Iniziamo. Quindi adesso stai con un ragioniere o Owen, un ventriloquo? smettila. Ami un manichino? Non siamo qui per questo. Ok, stop. Mi piace come la prima scena di questo film urli America a pieni polmoni. È il trailer di un film che parla di dinosauri, ma la prima informazione che ci comunicano è che i due protagonisti non stanno più insieme di nuovo. Ma il protagonista, che oltre a essere un cazzottissimo pirata spaziale che nel tempo libero addestra Velociraptor, alla fine salverà la giornata, porterà tutti a casa e si farà la tizia. Because America. You can blame me, try to shame me. So perché siamo qui. Per vedere il nuovo trailer? Un'operazione di soccorso. Salvare i dinosauri dall'isola che sta per esplodere. Oh mio Dio! Quando ho sentito operazione di soccorso, ho subito pensato a Jurassic Park 3, a.k.a. il film che ha quasi estinto il marchio. E poi mi buttano la bomba salvare i dinosauri. Wow! Wow! Ok, un pochettino mi ricordo il progetto di Jurassic Park 2 di portare i dinosauri dall'isola a uno zoo, ma wow! Estinzione di massa! I dinosauri che dopo 5 film non sono più il pericolo da cui scappare, ma sono loro a scappare. Cosa può andare storto? Blu è viva. L'hai allevata tu. Ok, questa non l'ho capita. I raptor che sono ancora vivi sono la risposta alla domanda cosa può andare storto? No, perché. Cioè, effettivamente, come risposta avrebbe un senso. Questi animali meritano la stessa protezione data alle altre specie. O dovremmo lasciarli morire? Erano qui prima di noi. E se non stiamo attenti, ci saranno anche dopo. No, cioè, che cos'è? L'antefatto per caso per l'alba del pianeta dei dinosauri? Tu mi conosci? Scappate! Scappate! Forse dovrei dire qualcosa sulla scena con Raptor che rifiuta di farsi toccare. Ma poi vedo tutto sto esplodere e ripenso al fattore wow citato in Jurassic World e penso a come quella puttanata di Slogan sia stato il vero e proprio villain del primo film, cioè del primo Jurassic World, mentre ora hanno a che fare non con un paio di tizi del marketing che cercano di fare soldi con lucertole gigantesche da 50.000 tonnellate, ma con madre natura stessa, grandioso. Ok. Respirare. Ok, no vabbè, abbiamo visto lo spinosauro che era il villain del terzo film, ora
forse un Baryonyx, perché comunque aveva il muso da coccodrillo, ma l'assenza di cresta sulla schiena, non lo so, poteva essere uno o l'altro. E sappiamo che solitamente i grandi carnivori sono quasi sempre i villain, i cattivi di questi film, insieme ai Raptor. E ora mi mostri pure un Carnotauro? Cioè, wow! Spero che non sia messo lì solo perché compare solo in quella scena, ma che sia una presenza, non dico fondamentale del film, ma una presenza nel film. Wow! Ci stiamo differenziando i villain praticamente. Wow! La vita non si imprigiona. Porca puttana, mi devo cambiare. La vita si libera. La vita trova una strada. La vita troverà il modo, il modo. Ora che ho le mutande di nuovo pulite, prima scherzosamente ho parlato dell'alba del pianeta dei dinosauri. Scherzavo, ovviamente. Era una specie di parodia del pianeta delle scimmie e di tutti i suoi vari e infiniti prequel. Ma ora che vedo questa scena e penso alle parole di Malcolm, forse la mia battuta diventa un pelo più seria. Voglio dire, in fondo la morale di Jurassic Park, quella intrinseca, è sempre stata che la natura impersonata dai dinosauri non si può controllare e trova il modo, come dice Malcolm nel primo film e nel secondo, per crescere ed espandersi. E se questo fosse il senso ultimo di questo film, i dinosauri che sopravvivono a nuoto all'esplosione dell'isola arrivano su altre coste e iniziano a colonizzarle? Grandissimo interrogativo, ma se dovesse essere veramente così, film dell'anno, capolavoro, anche del decennio probabilmente, vaffanculo anche la Marvel. Questo trailer, eppure questo film, voglio sperare, tanta, tanta roba.